Salve a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa abbiamo vissuto un momento particolarmente emozionante durante un bel flashback assieme a Joel. Dopodiché ci hanno riportato alla dura realtà di Ellie con Dina, che regà ormai cioè ufficialmente a tutti gli effetti è incinta, per cui non potrà comunque accompagnare Ellie perlomeno per ora, ma non credo più avanti, nel resto appunto della ricerca del WLF e di Abby nello specifico. E quindi siamo partiti da soli con Ellie. Ci troviamo attualmente ad Hillcrest perché a quanto pare un uomo da solo sembrerebbe stare creando non pochi problemi al WLF, e quindi abbiamo supposto si tratti proprio di Tommy. L'ultima volta infatti ci eravamo salutati proprio qui dopo aver superato una porta, dopo esserci ritrovati in non pochi casini con diversi nemici, aver scoperto una nuova ragazzi meccanica dei cani, che purtroppo ho scoperto con non poco dispiacere direi, perché veramente non mi piace ammazzare animali. E voi direte a joke, però cioè gli umani li fai fuori senza colpo ferire, ma su regà, su altre questioni insomma, dai, su, non ci mettiamo a questionare sull'oddio se devono ammazzare i cani, non è mai una cosa carina, voglio dire. Allora, intanto che stiamo esplorando, qua possiamo aprire? È incastrato? No. Ok, questo cassonetto è ovviamente per qualche strauso motivo, ecco, ci servirà. Fatto è non poco casino, Ellie mi ha preceduto come al solito, raga, c'è sta poco da fare, sti giochi mi leggono il pensiero. Non poco casino. Io direi che qualcuno sicuramente ha sentito, sicuramente. Però, allora, salire qua sopra di certo non possiamo appoggiarlo su questa discesa, perché il cassonetto, poco ci vuole a capirlo, ragazzi, scivolerebbe giù. Per cui se noi lo... Ma qua non ci arrivavamo pure senza cassonetto, scusate. Oh, oh, oh. Ok, direi che ha compiuto la sua funzione e lo ringraziamo per la sua brevissima comparsa. Perfetto. In questo gameplay. Perfetto, sì, Ellie. Direi che possiamo andare avanti. Questa è acqua, sì. No, mi stavo chiedendo fosse sangue. Per fortuna sembrerebbe di no. O ancora no. Sicuramente, raga, troveremo un bel po' di sangue andando più avanti. Boris, ecco che torna il caro Boris, ragazzi. Mi spiace tanto. Quello che i lupi hanno fatto a Sofia è terrificante. Non posso fare a meno di sentirmi in qualche modo responsabile. Ho sempre spronato la città a opporsi ai lupi. Quando lei ha iniziato a imbrattare di vernice le loro scritte, avrei dovuto fermarla. Non te ne avevo mai parlato, pensavo avrebbe smesso. So che vorresti vendicarti, credimi, capisco cosa provi, ma non possiamo, non ora. Dobbiamo usare la testa, attendere che si calmino le acque. Gli altri si aspettano che sia tu a gestire la situazione. Del resto, comandavi tu prima dell'epidemia. È il momento di riprendere le redini, prima di perdere tutto ciò per cui abbiamo sempre lottato. Uli. So WLF, è solito ammazzare la gente con così tanta cattiveria, cioè al punto da spronare le persone a volersi vendicare, sembra proprio di sì. Quindi, regà, hanno fatto non pochi casini, vabbè, ma questo era, cioè, più che chiaro, voglio dire, no? Se sono eretti a salvatori della patria di sta ceppa, e poi, regà, stronzi come gli altri, se non peggio, questo lo dicevamo pure la volta scorsa. Chi solitamente si erge a salvatore, poi comunque le sue magagnucce le ha. Comunque abbiamo 31, anzi no, 41, scusatemi, ingranaggetti. Direi a questo punto delle cose, signore e signori, di usarne 40 per migliorare la cadenza di tiro del fucile a pompa. Dai, tanto comunque ne troveremo altri andando più avanti. Godiamoci questa meravigliosa animazione, una bella pulita, che lo vedo un pochettino impolverato. E a posto, adesso ce n'è rimasto uno, ragazzi, uno. Come ripartire proprio
praticamente da zero. Quindi qua non c'è più niente. Qua sotto c'è qualcosa di utile? Proprio no, Zook. Va bene, allora me ne andrò con le pive nel sacco. È un negozio di biciclette, mo stava a dire. Ci stanno ruote, catene, c'è stare tutto e di più. Anche un po' d'alcol. Perché avere un frigoriferino qua dietro? Non lo so, ma so dettagli, non so cazzi nostri, non ci interessa. Comunque non c'è nient'altro qui, ragazzi, quindi... Io direi sempre di andarci coi piedi di piombo, ragazzi, perché non sappiamo cosa può attenderci al di là di questa natura selvaggia. Allora, tutto al massimo sempre, anche bottiglie ce l'ho al massimo, ragazzi. Sono talmente brava che c'ho tutto al massimo. Incredibile. Ok, due colpi per pistola, però me li lasciate prendere. Oh, per una volta di qua si scende di sotto. A me i posti che vanno di sotto non mi piacciono. Ma proprio per niente. Alcol al massimo. Me posso fabbricare qualcosa. Direi di farci una bella molotovina, ragazzi, che tanto sono sempre utili. Quindi raccogliamo questo po' di alcol e rimettila a posto, Ellie. Non vorrei farti male. Scegliamo. Eh no, cioè, me potevate mettere tutto, ma proprio le scureggioni 9, prego. Mannaggia santa, regà. Questi sono una cosa... una cosa terribile. È veramente terribile tutto ciò. Tra l'altro non solo uno, ma diversi. Un paio, credo. Ah, belli loro gorgogli. Quello è proprio, regà, l'intestino che gli ribolle, capito? Volete negarlo? Scureggiate come se non ci fosse un domani. Eccolo là, guarda che carino. Che si fa sui giretti. Io l'avevo detto che i posti che portano di sotto, ragazzi, non sono mai una buona cosa. L'avevo detto, no? Allora, trappola esplosiva. Verrà mica qua. Ma allora, no, mo me dovete spiegare. Ci vedo. No, 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 no. Scureggeri in merda. Regà, ma mo me devono spiegare. Ma questi ci vedono o non ci vedono? Perché non mi è chiaro. Non dite nulla. No, perché mi sono messa là davanti e è iniziato del tipo come: oh, ti vedo. Cioè, ci vedono o non ci vedono? Sti merdoni. Che cavolo. Raga, è terrificante. Sono terrificanti questi bastardi maledetti. In più le scuregge tossiche. Cioè, parliamone. Allora, proviamo a fare una piccola cosa un po' a caso. Non vedo niente. Allora, dove sono? Oltre il muro? Ah, facciamo sta cosa qua, va. Andate, andate, ite, ite. Oddio, vanno, vanno. Dimmi che muoiono, dimmi che muoiono, che piano fuoco. Dimmi che hanno preso fuoco, che muoiono tutti e due fra atroci tormenti, emettendo gas e scuregge fetali. Sì, fetali, fatali. Non sono morti. Sono resistenti. Ah, se ce va pure l'amico tuo, mi fa tanto tanto piacere, eh. Raga, con questi bisogna starci troppo attenti. Ok, uno credo sia morto. Esatto, fra atroci tormenti. L'altro è ancora lì che girovaga come un nomade senza fissa dimora. Oddio, che ansia di vive. No, ma popo, eh. Oh, Dio di Gesù. Bello. Bello. Ecco, ho usato pure un colpo in più di quello che mi serviva. Va bene. Situazione risolta? Perché due direi che basta, ne avanzano. Non ci avrete messo pure qualche altro stronzetto che vaga qua sotto? Spero di no. Ah, chiappe di Shambler. Quella, ragazzi, quella è l'arma del delitto. Altre chiappe, ragazzi. Toh, fate un bello screenshot. Che ansia, che ansia. Ho usato pure due molotov. Vedete, avevo detto che sono utili. Ingranaggetti, roba esplosiva, ingranaggetti, corpi per fucile. Oh, me trovate
passi mai una volta ai colpi che uso nelle varie occasioni? No, mi devono lasciare colpi di armi che non sto usando attualmente. D'accordo, me farò scende pure questa che dobbiamo fare. Allora, le blatte che si spostano alla luce, ragazzi. Altro dettaglio che è proprio spostatevi. In più ste pillolette che, cioè, che gli vogliamo dire, raga, questi sono dettagli pensati che sono importanti, voglio dire. Magari non è una cosa a cui pensano tutti. Fatto sta che qua sotto ho rischiato la morte. Anzi, una volta ci sono morta pure per prendere un cazzo, praticamente. D'accordo. Ecco, medikit al massimo. Potevate dare roba per un'altra molotov? No, anche no, Giucca. Attaccate a sta ceppa, regà. Sono morta per niente. Cioè, non c'era una mazza qua sotto. Vedete che faccio bene a dire che non ci si deve fidare dei posti che vanno di sotto? Faccio bene come? Napoleon? Se Napoleon Bonaparte è lui per caso? Allora, straccetto, belli tutti sti cuscini. Ma questo che cosa? Tipo un centro ricreativo per l'infanzia. Ah, la maestra mi sa che si è trattenuto un po' troppo, suppongo. Sport all'aperto, in questo numero recensiti 15 mirini per fucili da caccia, 10 cose che devi sapere prima di scuoiare un cervo. Perché raga, giustamente. A caccia di affari, gli sconti migliori su coltelli, fotocamere, visori notturni e altri strumenti. Va bene, che cosa impariamo di bello? Nuovo ramo di potenziamento, precisione. Ed eccolo là, ragazzi, che lo sblocchiamo. Ce n'è un altro ancora da sbloccare. Migliora la stabilità della mira, movimento mira rapido, rapido, raggio modalità d'ascolto. Quindi possiamo, premi L3 in fase di mira per trattenere il respiro, addirittura per stabilizzare l'arma. Roba importante, ragazzi. Comunque attualmente ho 50 pillolette. La questione della mira potrebbe essere utile, perché ovviamente se stabilizzi la mira i colpi vanno più a segno. Quindi vabbè, comunque dobbiamo trovare altre pillole, ragazzi, per poterci potenziare. Non so se utilizzarle adesso, sinceramente. Usarne 30, ragazzi, giusto adesso, per avere il 100% in più di stabilità e precisione. Va bene, dai, compriamolo, perché già io la mia mira, sappiamo, ragazzi, com'è. È un po' una merda, se no, per non dire tanto una merda. Oddio, eccala. Oh, però, cioè, manca il tempo un attimo di riprendermi dagli shambler, scusate, dagli scureggioni. Come get me, assholes. Venite a prendermi, coglioni. Dove è andato il rannerino carino, carino? Tiranno con... non c'ho manco armi da mischia, non vorrei dire. Senti, ecco, arriva l'altro. Arriva. Raga, stavolta non ho potuto fare nulla. Che palle enormi. Cioè, mi si gonfiano le palle, Che cavolo. Allora, qua sotto, qualcosa di utile? Straccetto al massimo. È straccetto. Facciamoci una bella molotovina e raccogliamo sta roba, dai. Ok, spero non ci siano altri rompimaroni qua intorno. Come fa? Ok, venite a prendermi, stronzi. Vabbè, sì, assos, ragazzi, si può tradurre in diversi modi, ecco, fra cui stronzi, coglioni, eccetera, eccetera. Però questi sono dettagli che non ci interessano. Che devo guardare? Mi arrivo a quelle scale. Mo lo troviamo il modo, Ellie. Ci dovremmo arrampicare qua, ma dobbiamo trovare qualcosa per poterci salire sopra. Dopo aver passato l'inferno fra scuregge fatali e tutto il resto, ci riportano all'aria aperta, grazie al cielo. Allora, questo foglietto cosa dice? È ancora Buoris? Per Buoris? No, a Uli. Questa volta è indirizzata a Uli. Sai che resteremo sempre legati a Hillcrest, ma dopo la morte di Sofia abbiamo deciso di trasferirci allo stadio insieme agli altri. È necessario per proteggere i nostri figli. Famiglia Brandman. PS, abbiamo visto Buoris un paio di ore fa. Abbiamo provato a scambiarci due parole, ma non sembrava in sé. Dovresti parlarli. Spero vi unirete a noi. A quanto pare al povero Buoris hanno ucciso qualcuno di molto importante, questa cosiddetta Sofia, e quindi te credo che... regà, non fosse in sé. Un negozio di tatuaggi.
Wow. Vabbè, tanto te ce l'hai, no? Il tuo. Belle le poltrone leopardate. Pure se ci fosse stato il miglior tatuatore del mondo, qua non ci sarebbe venuta mai un cazzo. Cioè, le poltrone leopardate, minchia, regà. Cioè, dai, che tresciume, su via. Pillolette. E vabbè, quindi qua dentro non c'è altro. Quindi noi dobbiamo andare di là, ragazzi. Fatemelo tenere a mente un attimino. Vediamo... cosa c'è? Cosa c'è qua intorno? Questo che cos'è? Un negozio parrucchiere? Suppongo proprio di sì. Qua non c'è un cazzo di utile? Sì, ok. 8 pillolette che fanno sempre comodo. Di qua non c'è una mazza, di qua non c'è una mazza. Alcol. Perfetto. E di qua usciamo fuori. Oh, Dio, regà, Dio, Dio. Io penso che potrei presto perdermi. E più che altro, regà, che tutte queste stradine che... mi mandano in confusione. Toh! Manca a farci apposta. Giusto qua dietro c'è stava questo. Il punto adesso è capire come portarlo dall'altra parte. Finché immagino quanto pesi sto cazzo di coso. Ecco. Di qua non esce, ragazzi, a quanto pare. Questa la possiamo aprire. Che cazzo! Ma siete dei pezzi di merda. Quanti cazzo sono? Che era? Era un gruppo di stronzi che era stato chiuso qua dentro. Ah, intanto ho usato il mio caro vecchio fucile. Che fai, Ali? Che fai? Volevo raccogliere la roba. Non avevo manco visto che ci fosse una cassaforte qua dentro. Aspetta un attimo, minchia, arriva subito alle cose importanti. Devono essere chiusi qui dentro da anni. Immagino il fetore. Che te lo dica fa? Allora, vediamo un attimino, regà. Vorrei non andarmene da qui senza aver aperto quella benedetta cassaforte. Il punto è la combinazione. Quale mai sarà? Pillolette. Ingranaggetti, ingranaggetti. Uno! Uno, uno. Giusto per recuperare un pochettino. Niente di serio. Combinazione, dai, datemi la combinazione. Non vedo numeri. Non vedo numeri da nessuna parte. Qua ci sono solo scritte. Questi sono poster, ma ci stanno solo scritte. Non ci sta niente. Il nulla. E poi tra l'altro, mo ritorniamo a noi, seriamente. Come cazzo lo porto fuori sto coso? Dovremmo un attimino ingegnarci e vedere cosa c'è qua intorno. Perché ci sarà qualche altra cosa che possiamo usare, no? Allora, se qua ci stanno le grate, le inferriate, qua sopra possiamo salire. E cioè, salire, possiamo riandare dall'altra parte. Cioè, non è che ci sia tutta sta grande novità, eh? E ci stanno le grate, regà. Cioè, come... non credo, no, questo non lo posso portare. Questo mi sa che stava qui soltanto per bloccare la porta, ragazzi. Inutile che mi scervello, non c'è modo per portarlo dall'altra parte. E ancora mi chiedo quella combinazione, boh, chi lo sa. Niente, raga, io sono tornata pure dentro a guardare bene nell'ufficio, eccetera. E non ho trovato un cazzo di utile riguardo la combinazione. Quindi, vabbè. Come al solito vi chiedo scusa, però, raga, non si tratta di negligenza. È che proprio non... a volte le cose mi sfuggono. Non lo faccio apposta, quindi non me ne vogliate. Ma procedemus. Andiamo a visitare gli altri negozi. Oh, un gatto! Micio, micio, micio! Questo era un negozio di animali. Ma che cosa bella. Perché hai tirato fuori l'arma? Capisco. Sento qualcosa. C'è qualcosa al di là di queste mura. Ma dai. Chissà perché non mi stupisce. Chissà perché non mi stupisce. Chissà perché è proprio uno scureggione. Che palle enormi, ragazzi. Dai. Sperando non ci sia. Eccala. Che rottura di palle. Cioè, uno non se ne può. Non si può mai occupare di uno di sti stronzi da solo. No. Ci deve stare sempre un altro stronzo. Ecco. Intanto quello sta arrivando pure di qua. Davvero meraviglioso. Che ansia di tutto. Veramente. Che ansia. Che ansia di tutto. Allora, proviamo ad avanzare un attimino, ragazzi, a vedere se almeno possiamo ammazzare silenziosamente l'altro stronzo. Sempre se torna di qua. È andato di là. Ovviamente volevo prima provare a fare uccisione super mega iper silenziosa, ma... ma attacco alla ceppa, come sempre. Mi chiedo se lo stronzo va di qua in qualche modo. Calma, con calma.
Non ci posso credere, ragazzi. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto di sbagliato? No, ditemi. Cosa? Cosa? La scureggia finale, così la chiamano. Che strapalle, è inutile. Queste sono sempre più conferme che io non sono fatta per lo stealth. Chiapperi Shambler, ma perché muoiono sempre a chiappa all'aria? Non capisco. Va bene, come ho detto. Spero che almeno qui ci sia qualcosa di utile, che io sia venuta qui per prendere qualcosa di davvero utile. E già sto a vedere che non c'è sta un cazzo. Fabbrichiamoci una piccola Malatas. Raccogliamo questo alcol. Ok. E vediamo un attimino. Ah, se famo una partita a biliardo la prossima volta. Vabbè ragazzi, comunque raga, in sto stanzone non c'è sta niente. Solo una bottiglietta di alcol. Oh, qua. Cosa dice? Ehi, Dale ti chiederà la combinazione della cassaforte. Sì, ma è meglio se vai tu di persona all'officina per inserirla, altrimenti ti scoccerà altre 8 volte. 30, 82, 65. Qualcuno dovrebbe fare due chiacchiere con la moglie. Capisco che spera che prima o poi migliori, ma è ora di essere pragmatici. Dicono che il WLF abbia dei veri medici alla base. Nessuno la biasimerebbe se ne approfittasse, a parte Boris. Ma lui può andarsene a fanculo. Ma perché ce l'hanno tutti con sto povero Boris? Cosa vi ha fatto Boris? 30, 82, 65. Chi mai si sarebbe aspettato? Regali, trova la cassaforte. E sì, domani ha la combinazione per quella cassaforte in un ambiente che non c'entrava una mazza. Già me la so scordata, tra l'altro, non vorrei dire. 30, 82, 65 dovrebbe essere così. Va bene. Prima di far cazzate e di andare magari tipo avanti inavvertitamente, mi sa che è meglio fare il giro da qua, ragazzi. E chi c'è? E chi c'è? Aprite i vostri tesori. 30, 82, 65. Tac. Whee! Oh, finalmente, bella robetta. Questa ci permette di portare due pistole, suppongo, vero? Dimmi di sì. Yeah. Dimmi di sì. Fondina arma corta. Adesso abbiamo la possibilità di avere subito a disposizione entrambe le pistole. Fantastico. Colpi, ingranaggetti, esplosivo, colpi fucile e colpi pistola al massimo. Va bene ragazzi. Per una volta non è stata una disattenzione mia. Era solo che si trattava di andare insomma in un altro posto. Va bene. Quindi, nel negozio di animali abbiamo finito. Ho raccolto tutto. Quindi ritorniamo di qua, ragazzi. Allora, aspettate però. Qua c'è una porta. Che faccio? La lascio qua? Niente, bloccata. Va bene, io ci ho provato. Ci ho provato, raga, che possiamo fare? Quindi devo ricordarmi che dobbiamo andare ancora di qua, ragazzi. Quindi, andiamo nel prossimo negozio. Allora, no, non posso passare da davanti. Per questo, evidentemente, che ci si apre la strada dietro. Perché qua c'è fin troppa natura selvaggia, ragazzi. Però posso passare da qua. Aspetta. Aspetta, scusa. La porta è chiusa, ma io passo direttamente dalla finestra. Clinica veterinaria, pillolette, alcol. Era forse no, la toilettatura. Che bello. Facevano anche servizi toiletta. Ma che carini. Cosa dice qua? Vediamo. Uli, sta cazzo di Uli, sto cazzo di Boris. È stato Boris. L'ho visto aprire il fuoco contro il furgone di quella pattuglia del WLF. Dio santo. Posso capirlo, gli hanno ammazzato una figlia. Ma così ci ha condannati a morte. L'unica soluzione è consegnarlo. So che siete amici, ma se i lupi hanno sparato a una ragazzina per dei graffiti, non oso immaginare come reagirebbe con la comunità se scoprissero che tra noi si nasconde l'assassino dei tre di loro. Vediamoci al solito posto dopo il coprifuoco. X. Regà, questa è poi quando la gente vuole essere vigliacca, insomma. Allora, creiamo un'altra trappola esplosiva, così posso raccogliere questo esplosivo. Mi hanno ammazzato la figlia, è andato fuori di senno, te credo. Cioè raga, penso che sia assolutamente normale, una reazione normale. Tra l'altro a maggior ragione ammazzarla per dei graffiti. Questi del WLF mi sa che hanno perso un pochettino la situazione di mano, non vorrei dire. Comunque possiamo, ragazzi, finalmente fare il giro e riuscire da qua dietro. Quindi vediamo che cosa troviamo di qua.
Quindi qua ho preso tutto, mi sa proprio di sì. E quindi, che abbiamo qui? Questa è proprio la scala che stavo cercando. Ma tu guarda un po', sono riuscita giusto dalla parte esatta della situazione. Oh, le frecce. Ellie sapeva tirare con l'arco, è vero, solo che bisognerebbe trovare un arco. Eh sì. Ehi, cos'è stato? A me sembrava un boom. Poi, non so te Ellie, eh, però la situazione... Oddio. Ah, merda. Sei stato tu. Minchia, raga, ma che cazzo si porta appresso sto Tommy? Si è portato appresso un intero arsenale. Ma che cazzo succede? Oddio, no. E basta però pure con questi. Che palle giganti, enormi. Dovrei, raga, riuscire a fare qualche uccisione stealth, veramente, perché c'è così. Uso davvero troppi colpi, cioè non è il caso, quindi... il fatto è che questi sono imprevedibili, cioè non si capisce da... Oddio. Poi come sempre li fanno incrociare, eh? Bastardi. Maledetti! Allora, vediamo. Ti prego. Almeno uno stealth. Almeno uno, ti prego. Ecco. Poi di sicuro arriverà l'altro che mi scoprirà, molto probabile. Per carità divina. Però almeno uno. Ecco, nascondiamoci un attimo in mezzo all'erba. Siamo pronti, ragazzi, siamo pronti. Io spero davvero che non mi vedano, ma la vedo difficile. Ok, l'altro è qua. Verrà di qua? No, sta andando via di là. Che palle, oh, non fanno mai giri prevedibili. Questa è una cosa positiva sicuramente riguardo l'IA del gioco, per carità. Sta arrivando qua. Fermi. Boni. Forse riesco ad ammazzarne un altro stealth, sempre se non se ne va di là. Sta arrivando. Vieni qua, bello. E siamo a due. Fermi. Raga, devo tenere il conto di uccisioni furtive consecutive che riesco a fare, perché secondo me più di due non riesco. Quindi intanto terrò il conto. Siamo a due, va bene? Va benissimo. Dove sono gli altri? Allora, un altro è qua. Piano. Ok. Op! E tac! Dritto! Nella gola. Boom. E siamo a tre. E già questo, raga, io direi che veramente per me un ottimo risultato, un ottimo record. Quindi dobbiamo vedere, ragazzi, d'ora in avanti se riuscirò a superare questo record, a fare più di tre uccisioni consecutive. Quindi intanto mi raccomando, signore e signori, voi segnate nei commenti, segnate nei commenti se riuscite ad arrivare a tre uccisioni stealth consecutive. Un record per giocherina non indifferente. Quindi possiamo andare avanti, possiamo procedere. Mi chiedo se oggi riusciremo a vedere Tommy in qualche modo. L'acqua putrida anche, no? Grazie. Non vorrei rischiare la salmonella, è solo questione di sopravvivenza. Quindi, oddio, sti posti così bui non mi piacciono, ma proprio tipo mai. Questo che dice? Vediamo. Saldi, sconti da prendere al volo. Fermatevi a Rosemont per approfittare di offerte imperdibili. Presentando questo coupon avrete diritto a uno sconto del 25% sull'intero acquisto. Peccato, non si è potuto godere il coupon di sconto, insomma. Che vogliamo fa? Cosa ho preso? Non ho visto. Vabbè, sarà stato uno straccio. Mi sembra fosse uno straccio. Ok. Medikit istantaneo. Apriamo lo sportellino. Che dici, Alessi? Per trovare un cazzo. Va bene. Le mosche non preannunciano niente di buono. O forse sì. Pillolette e foglio di carta. Perché se ci sono mosche vuol dire che è morto, no? Quindi direi. Allora, Yolanda, mi dispiace. Non posso continuare a prendermi cura di Alfie. Avevi ragione sui lupi. Si sono rivelati un male peggiore dell'esercito. Che cosa aveva detto giocherina fino a poco fa? Quello che non mi aspettavo è la mancanza di unità del quartiere. Hanno visto tutti ciò che i lupi hanno fatto alla mia Sofia. È Boris, però è scritto dalle mani di Boris. E qual è stata la loro prima reazione? Provare a rimediare. Avevo diritto a esigere la mia vendetta sui lupi. Avrebbero dovuto appoggiarmi. Invece mi hanno tradito. Per questo ho iniziato da loro.
Li ho avvelenati, uno dopo l'altro, non per ucciderli, solo per sedarli. Quindi ho trascinato i corpi in un garage invaso dalle spore. Uli si è svegliato. Ah, era un maschio, ok. Abbiamo lottato, sono riuscito a chiuderlo dentro, ma mi ha morso. I traditori saranno costretti a guardarsi negli occhi mentre si trasformano. Patiranno come cani. Spero mi pensino poco prima di perdere il senno. Ah, tutti quei runner che erano chiusi, ragazzi, là dentro. Ah, è là dentro che li aveva chiusi. Sta succedendo anche a me, ormai non manca molto. Spero tu abbia trovato la pace, lontano da queste città di merda. E ti auguro di non tornare per non vedere questo orrore. In caso contrario, ti chiedo scusa, Boris. Cristo. È quello che stavo per dire, raga. Cioè, storie comunque tristi, cioè, cose pesanti, cose brutte. Alla fine sto poveraccio è stato pure morso. Cioè, aveva voluto vendicarsi su sti bastardi che l'avevano pure tradito, tra l'altro, invece di dargli una mano dopo quello che aveva subito. Penso che un po' tutti, ragazzi, avremmo fatto sta cosa qua. Comunque, non posso fare nulla, ragazzi, per usare alcol, quindi questa bottiglia resterà qui. Ed è bello, insomma, poi vedete ricollegare le cose, perché appunto in quel garage, tu vedete, tutta quella gente che c'era chiusa dentro, ce l'aveva chiusa dentro questo Boris per trovare la sua vendetta. No! Ah! Cazzo, mollami! È Boris! È Boris! 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 Ho seguito la tua storia con tanta compassione, ti prego, lasciami in pace! Oh! Mannaggia santa! Regà! Oh! Boris, questo da te non me l'aspettavo, eh! Ti ho appoggiato in tutto e per tutto in quello che hai fatto! Accidentaccio! Mo stavo a dire, non è che Boris sta ancora nelle vicinanze, no? Mannaggia la pupazza, mannaggia. Comunque ha arco e frecce addosso, quindi mi sa proprio che ci toccherà portarli con noi. Come questi ingranaggetti, tra l'altro. E cos'altro abbiamo qua? Ovviamente, raga, io uso il fucile a pompa, mi danno i colpi per il fucile normale. Mannaggia buba, mannaggia. Forbici, scocce. Ecco qua, scusa Boris. Sono secoli che seguiamo la tua storia, Boris. Alla fine è dovuta andare a finire così. Mannaggia santa, mannaggia. Tu guarda un po'. È bello incrostato, eh? Però si può ancora usare. Niente male. Ma sì. Dammi anche le tue frecce, Boris. Top! Formula sbloccata per le frecce, eh? Quindi qua serviranno scotch e forbici. Va bene. Fatto sta che adesso io vorrei però andare avanti, se mi permettete, perché siamo ancora alla ricerca di Tommy e non abbiamo avuto più occasione. Bel modo di usare i manichini. Ok, tieni premuto per tendere l'arco fino al massimo livello di carica. Ok, e poi si rilascia, immagino. Okay. Esattamente, sì. Va bene, va bene. Quindi le frecce le possiamo ovviamente raccogliere. Se scocchi in movimento l'arco risulta meno potente, quindi resta fermo mentre ricarichi il colpo in testa. A volte è possibile recuperare la freccia dopo un colpo alla testa. Ci sono. Ovviamente sì. Bello, 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 bello. Ci piace, ci piace. Poi io adoro l'arco, ragazzi, come arma. È veramente un'arma favolosa. Infliggono danni maggiori se l'arco è teso al massimo, quindi bisogna tenere premuto R2. Va bene. Ok, lo terrò a mente. Adesso possiamo andare? Sì, qua sembrerebbe non esserci più una ceppa, quindi andiamo. Chi c'è lì? Tommy? Un'altra intrusa. No. Una ragazza. Dove è andata? Chi? Non lo so. Io? Ma quello stronzo è vicino. Merda. I bersagli sono due. Quel fumo da no, dove viene? No, pure il cane no. Ha fatto saltare un camion. Perché non l'avete fermato? Dobbiamo trovarli. Facciamo prima. Direttamente. Regà, tanto cioè stare qua ad ascoltare i loro bei discorsi, cioè sinceramente anche no. Qui, qui. Ok. Oh la la. Mi piace l'arco, mi piace. Mi permette comunque di risparmiare colpi, ragazzi. E poi di recuperare le frecce. Dio, Dio miseria. Oh, oh. Mannaggia santa, mannaggia santa, mannaggia santa. Terribile, eccolo là pure. No, vabbè, raga.
Mi sono esposta troppo subito. Va bene, ok. Non è stato saggio forse fare il macello, fare il casino, d'accordo. Però qua, raga, ci metterò un'eternità a farli fuori tutti. Che strapalle immense, cioè è una roba allucinante questa. Oddio, cerchiamo di non farci beccare subito almeno. Quindi Tommy, a quanto pare, ragazzi, è vicino. Quello che io poi mi chiedo è... andremo in coppia con lui nel nostro viaggio? Fatto sta che questo io non lo posso ammazzare se c'è il cane. Suppongo proprio di no. Ok. Apriamo la porta. Cerchiamo sempre, ragazzi, roba che può essere utile. Perché comunque le frecce ce le possiamo anche craftare. E questa è una cosa ovviamente positiva. Quindi famo piano. Hai tirato qualcosa? Oddio, il cane. Eccola là. Uso un diversivo. Dupalle, uso un diversivo. Raga, mannaggia santa. Che palle, che palle, che palle. Oh, e basta. Mamma mia, che ansia di vive. No, 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 no. È un altro con un altro cane. Raga, non si affronta. Non si affronta. Cioè, poi uno mi dice fai stealth. Come cazzo faccio a fare stealth? È una roba assurda, ragazzi. E chi è? Oh, oh! Ma tu guarda un po', sono dappertutto i bastardi. Eppure, vabbè, sì. Sì, fuoco incrociato. E vai! E vaffanculo, va pure te. Raga, con tutta la buona volontà, veramente, eh. Non riesco a far meglio di così. È assurdo, perché poi sono dappertutto. Pure. Mannaggia! M'ero appena curata, la puta che te parió! Dai, non c'ho manco armi da mischia, tra l'altro, regà, diciamola tutta, diciamola tutta. No. Cioè, regà, scandola. Tra l'altro ci mettono 50.000 persone con sti cazzo regani. Cioè, che palle, fatemelo dire, che palle, veramente. Cioè, non si affronta, è su. E niente, continua a sbagliare il tasto. Continua a sbagliare il tasto. Invece di fare uccisione silenziosa, lo colpisco e basta. Vabbè, sì, ok. A parte, regà, sono 3.000. Cioè, sono 3.000, sono dappertutto. Cioè, è una roba... No, vabbè. Non è normale. Che cazzo è successo che non vedo un cazzo? Raga, sta succedendo il delirio, va bene, il delirio. Assolutamente il delirio. Il cane mi sta seguendo fin qua, no? Sì, vabbè, raga, era qua! Ma ditemi voi se è normale sta cosa, dai. Era qua dentro, cioè in questa stanza. Poteva essere dappertutto, doveva essere qua. No, vabbè, raga, io non ci voglio credere. Dai, parliamone. Ma serio? Raga, io rido. Cioè, rido tantissimo. Sono dappertutto. No. No, raga, io non ci voglio credere. È un delirio, dai. Ah, Gesù, so che, raga, questo non è assolutamente il modo migliore per affrontare una situazione del genere. Ma ci renderemo anche conto che ammazzare tutta sta gente stealth è abbastanza, non dico impossibile, ma quasi, eh. Ok, ho fatto un po' di caciara e mo la situazione, ecco, è tornata un attimo. Ma va, andate a farvi fottere. Dai, non è normale. Raga, assurdo. Tutto ciò è assurdo. Tra l'altro non so manco dove andare. Cioè, nel senso, per procedere. Quindi non so manco da che parte scappare. Immagino dalla parte del fumo. Quindi, raga, proviamo a salire di qua un attimino. A vedere se possiamo scappare in qualche modo. Sì, scappare un cazzo, no, non possiamo andare, raga. Cioè, è poi assurdo quanti ce ne siano. Cioè, non è una cosa che non è normale. Ok, qua ci sono pillole, robe. Prendiamo un po' tutto. Cassetto, cioè, raga, sto cercando robe a caso. Ma comunque dovrei trovare il modo di andarmene. Cioè, io non so se riesco ad ammazzare tutta sta gente, sinceramente. Non c'ho manco armi da mischia. Cioè, non c'ho niente.
E continuano ad arrivare, tra l'altro, con questi stracazzo di cani. Allora, io suppongo che non ne siano rimasti molti, ma forse è solo una supposizione mia sbagliata. Quindi calla. O mi do da fare, regà, perché, cioè, così non si affronta, dai. Eccola qui! 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 Cioè, ho cercato di colpire il cane e non l'ho colpito. Mamma mia, che ansia di tutto. Ma vaffanculo. Regà, precisione e stabilità. Comunque, un par de palle, eh. Vabbè, no, niente, regà. Non mi esprimo, ragazzi. Cioè, non si affronta veramente tutto ciò. Non si affronta. Allora, non so se mi ha fatto riprendere. Effettivamente. Senti, cane, acoso, pure te. Mannaggia santa. Mi ha fatto riprendere, credo, da appena prima che morissi. Quindi questa potrebbe essere comunque una cosa positiva. Fatto sta che, regà, cioè, qua c'è sta ancora tanta altra gente in giro, eh. Quindi devo vedere che cazzo devo fare. Ok, lì ce n'è uno. Ok, uno è morto. Un altro è morto. Quanti altri maledetti ci stanno? Qualcuno la vede? Sì, tua sorella. Dov'è? No, vabbè, regà, ma quanti altri cazzo ce ne stanno? Dai. Niente, l'ho mancato. Ho mancato il cane, regà. Non so se ci rendiamo conto. Ok, almeno con l'arco. Regà, ecco, non è morta. No, sono riuscita a mancarla. Non ci posso credere, regà. Arriva il cane, attenzione. Ancora? Ne abbiamo ancora? Non sono bastate tutte le munizioni che ho usato? Dio santissimo. Regà, non si affronta. Ce n'è un'altra là in fondo. Io dovrò recuperare comunque pure tutte le frecce che ho usato, eh. Di certo non le lascio qua. Qualcun altro? Eh sì, a quanto pare c'è ancora qualcun altro. Regà, cioè, comunque è assurdo. Cioè, che in una zona così ristretta ci mettano tutti sti nemici. Cioè, regà, permettetemi di dirlo. È assurdo. Tutte le frecce che ho usato, dove sono? Dove sono le mie frecce? Niente, regà, non... Io ho colpito la gente che stava qua, ma non... Non me le ha fatte recuperare. Non vorrei dire, ma pensavo che almeno un paio le potessi recuperare. Invece un cazzo proprio. Ditemi dove stanno gli ultimi che sono rimasti, perché mi sono già rotta abbastanza le palle di sta storia. Chi altro c'è? Su. Regà, fin quando non se ne va sta musica di merda, io non sto tranquilla. Ok, intanto cerchiamo di recuperare tutto quello che si può recuperare. Qua in cucina ci sarà qualcosa, no? È un cazzo. Vabbè, detriti, va bene. Mi mangerò i detriti, che dobbiamo fare? Chi è? Hai visto tua sorella? No, regà. Cioè, no, regà, se muoio adesso, regà. No, è ancora, e basta. Va bene, ok, sì, tutto meraviglioso. Non diciamo nulla, come al solito. Non voglio dire nulla. Io spero, ragazzi, di non sembrarvi esagerata se mi arrabbio in situazioni del genere, ma... Cioè, sono situazioni... Cioè, complicatucce, Le hanno fatte proprio serie, queste situazioni. Cioè, 3000 nemici, cani dappertutto. Cioè, dove ti giri c'è qualcuno pronto a spararti nelle chiappe. Cioè, è una cosa allucinante. E tra l'altro non abbiamo ancora finito. Ok, qua sopra. La stronza. Vediamo se riesco a fare un'uccisione stealth in tutto questo gran delirio. Vediamo, scommettiamo. Via qua, mannaggia te, mannaggia. Dov'è il tuo compagno, amico stronzo che stava qua vicino? Dov'è? Che prima ha rotto i maroni. Magicamente è sparito. E nonostante tutto, ragazzi, questa non era l'ultima. Dov'è? Ah, è qua? È qua dietro? Lo aspetto a braccia aperte. Ecco qua. Dai. Tocca pure a te, bello, dai. Va bene, va bene. Ovviamente mi danno i colpi per fucile che non ho usato. E non è ancora finita.
Ma c'è ancora uno stronzo con... Ah, più di uno stronzo. Diversi stronzi con un cane. Il cane ovviamente adesso mi fiuterà. Ci scommetto le palle. Vabbè, comunque, questa è la mia terza uccisione silenziosa consecutiva, ragazzi. Quindi ho raggiunto di nuovo il mio piccolo record. Temo che neanche questa volta riuscirò a superarlo. Però poco importa. A me quello che importa è riuscire a finire questa situazione di merda in cui siamo, perché veramente la mena è la merda fino al collo, ragazzi. Ok, se il cane rimane a debita distanza, o forse questo riesco ad ammazzarlo così. Tac e tac. Il cagnolino, bello il cagnolino, ciao cagnolino. E non è morto. E ancora. Regà, non è finita. E non è finita, signore e signori, non è finita. Tu smettila di contorcerti che sei morto. Ti sento benissimo. Se vuoi venire fin qua sotto, fai un gran favore a tutti quanti, eh. Eccoti qui. Guarda, direttamente, eh. No, per favore. Come no, per favore? Toh. Che mi avete fatto patire le pene dell'inferno fino ad ora, Dio santissimo. Oh, finalmente. Situazione di merda incredibilmente finita, ragazzi. Dopo veramente aver passato l'inferno, ce l'abbiamo fatta. Dai, un altro medikit. Grazie. Mamma mia, raga, che fatica. Che fatica, ragazzi, che fatica. E oggi, neanche oggi, siamo riusciti a vedere Tommy. Comunque, signore e signori, allora, per fortuna sono riuscita a concludere questa situazione di cacca pupù. E se dovessi continuare, ragazzi, ovviamente questo video durerebbe davvero troppo. Per cui ci fermiamo qui. Ovviamente penso, ragazzi, fosse comunque un po' prevedibile che ci sarebbero stati degli episodi in cui magari di trama effettivamente si sarebbe visto poco e niente. Però, raga, se il gioco è fatto così, a sessioni pensate così, ovviamente non ci possiamo fare niente. Ma in ogni caso, comunque ci divertiamo lo stesso a smadonnare, no? Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E buonasera a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!